Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla Spagna, ci sono 38 gradi vicino a Barcellona, ma c'è un motivo molto importante per una visita così assolata. Ce lo spiega tra poco Cristiano Morello. Ciao Cristiano. Tutti. Ciao a tutti. Perché questa fabbrica che vedete è la Galfer, un'azienda molto importante, tra le più importanti nel mondo per quanto riguarda la produzione di impianti frenanti per bici e soprattutto per le moto. Cristiano, poi in questa azienda c'è tanto di italiano anche, siamo a Barcellona, ma perché c'è tanta Italia qua? C'è tanta Italia perché il titolare, Umberto Millesi, è di origine italiana, è un piemontese che è nato qui a Barcellona ed è il titolare di Galfer. Fantastico! E siamo passati al fresco, eccoci qua nella sede, nell'atrio dell'azienda che adesso visiteremo perché andiamo a scoprire i reparti di ricerca e sviluppo e produzione, perché si fa tutto qui in casa, un'azienda molto grande. Pensate che è fornitrice di aziende costruttrici importantissime come la KTM, giusto? KTM, come Beta, come TM e come Fantic. E Sherco anche, ho scoperto Sherco, oggi. Giusto. Quindi impianti frenanti per il fuoristrada, ma non soltanto, anche per la strada e per le bici. Guardiamo questo cartellone insieme perché mostra i titoli 2018 di Galfer. Partiamo con l'enduro, Beta, Holcomb, Moto 3, Martin, Anna Carasco, Chiara Fontanesi, Tony Bu, Lema Bristo, poi quelli noti al pubblico italiano, Jason Anderson, quindi supercross americano, Remes enduro con TM, guardate che nomi, Butron, proseguendo ancora il Zach nostro Osborne nel supercross, Davide Soreca, che nomi, e poi c'è anche la mountain bike con nomi meno noti agli amici di Moto.it, ma comunque grande protagonista nello sport mondiale. Mark Marquez in Moto 2, Tony Bu, anche lui pilota Galfer, ecco qua le sue pastiglie e i dischi della sua HRC da triathlon. Questo qua è il banco prova dove effettuiamo test di durata, test di resistenza, una macchina che in genere va anche per giorni e giorni in continuazione. Abbiamo la possibilità di simulare circuiti. Adesso ragazzi, visita veloce dentro Galfer, qui c'è il magazzino di stoccaggio della merce prodotta e qui proprio sono le linee di produzione dei nuovi dischi. Eccoli qua. Per i maggiori produttori europei, vi dicevo che Galfer fornisce tutto il primo equipaggiamento di KTM nell'off-road, ma anche di TM, Beta, Sherco e di tutte le case che producono moto da trial. Ragazzi, qua vi mostro come nascono le pastiglie. Si utilizzano oltre 120 componenti che vengono miscelati insieme, poi messi in questo macchinario. Dopodiché si passa all'altra sala dove prendono forma le pastiglie in metallo, organiche, che poi troveremo sulle nostre moto. E dopo aver visto come viene creata la pastiglia utilizzando questi 120 e passa componenti che vengono miscelati insieme nel macchinario magico, vediamo adesso che la pastiglia riceve il suo supporto, quello che permetterà poi all'utente di inserirla dentro la pinza della nostra moto. Esatto, cioè l'assemblaggio della pastiglia con il supporto della pastiglia. Viene inserito dentro una pressa e con una determinata temperatura i due composti vengono amalgamati e uniti. Ma quante persone impiega Galfer, Cristiano? Galfer sono 75 persone che lavorano all'interno dell'azienda. E aggiungo che a queste 75 se ne aggiungono circa 20 che lavorano nella filiale americana, quindi una realtà molto importante creata dai fratelli Millesi che sta crescendo tantissimo. Ivo, qui cosa succede? Che la pastiglia viene levigata, giriamo dall'altra parte. Viene asportato il materiale in eccesso e viene portata allo spessore esatto, perché ogni pastiglia deve avere uno spessore specifico per ogni pinza dell'aftermarket. In più diamo una rintracciabilità alla pastiglia, dove mettiamo codici per il riconoscimento per sapere esattamente in che giorno è stata prodotta durante l'anno. Viene rettificata, viene tolto il materiale in eccesso e poi viene aggiunta la tracciabilità della pastiglia stessa con il lotto di produzione e il codice prodotto. Ecco qua che escono dal macchinario pronto. Dimostriamo adesso come nasce la pastiglia sinterizzata. C'è ovviamente il supporto in acciaio
e questo è il materiale della pastiglia che è a base di carbonio purissimo, perché deve sopportare dentro questa macchina 900 gradi di temperatura, temperatura elevatissima quindi. E poi qui c'è anche un'altra macchina che viene utilizzata poi per calcolare il peso della singola pastiglia. Adesso vediamo come nascono i dischi freno. Questi sono i dischi di primo equipaggiamento. Abbiamo dischi per tutti i tipi delle moto, come dicevo. Eppure abbiamo anche dischi per bici. Vediamo un po', dischi dove per siamo bici. Siamo stati veramente i pionieri, perché abbiamo sviluppato il primo sistema frenante industrializzato per la bicicletta con Magura nel 98. Caspita! Questi sono dischi Harley Davidson, dove in America stiamo avendo un grande successo. Siamo sui cataloghi Drag Specialties, Custom Chrome e in Europa anche sul catalogo Zodiac. Qui vediamo come viene lavorato un disco freno al laser. Guardate che velocità di esecuzione che ha anche nella disegnare la classica sagoma wave del disco. Volete vedere com'è un disco prima di prendere vita sulla vostra moto? Ecco qua i fogli di acciaio che arrivano in galper. Altro macchinario speciale ve lo presento qua, è una macchina italiana di Torino, vedete qua la scritta, si chiama Giustina, e questo macchinario, pensate un po', lava ogni giorno 6.000 litri di acqua con questo filtro particolare in metallo e questa grande vasca di decantazione, che provengono dal macchinario di rettifica dei dischi. Ogni singolo disco viene controllato da questa macchina. Questo misura la rugosità. E qui finalmente, quando le pastiglie e i dischi sono pronti, entriamo nel magazzino di Galfer. Eccolo qua. Vedete quanto è grande e quanti pallet sono stoccati in attesa che la merce venga spedita alle aziende partner di questo colosso spagnolo. Stocchiamo parecchio materiale, però diciamo che la nostra forza è anche che abbiamo la produzione a 20 metri dal magazzino, quindi esatto, nel caso eravamo là prima. Esatto. Nel caso ipotetico che rimanessimo, diciamo, a vuoto di qualche codice, noi al massimo in giro di una settimana siamo in grado di riprovvisionare tutto il magazzino. Il carosello è il nostro, come si dice, guarda quanto è alto, l'occhiello, perché abbiamo più di 60 ripiani che girano, tutto completizzato, tu inserisci il codice e in automatico lui si ferma al codice che stai cercando. Qua Ivo ci ha spiegato che si montano i tubi idraulici delle moto. Ecco là, c'è un tubo, vengono tagliati secondo la lunghezza corretta e qua poi ci sono tutti gli anelli e vedete i componenti metallici delle tubazioni idrauliche della nostra moto. Ragazzi, siamo nel cuore dell'azienda, adesso nell'ufficio di ricerca e sviluppo, tra l'altro con l'ingegnere La Disturbo, Marco Milesi, che è uno dei fondatori della famiglia che ha fondato Galfer e si occupa dello sviluppo. Esatto, sì, sviluppo di pastiglie soprattutto, e qui un po' il segreto della cucina. E lei è il mago un po' del compound? Diciamo, io e i miei collaboratori, sì, effettivamente siamo un gruppo diversi tra ingegneri, chimici e anche responsabili di produzione che facciamo e portiamo avanti la questione dello sviluppo dei dischi e delle pastiglie. Di questa bellissima realtà spagnola che però ha delle origini italiane molto forti. Effettivamente, siamo terza generazione, io sono terza generazione italiana, infatti sono già nato qui, mio papà era nato in Italia, no? E effettivamente dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato mio nonno che è venuto qui in Spagna, ha un po' trascinato dalla Fiat che portava tutta la tecnologia per la Seat, che all'epoca noi si faceva anche i freni per macchina, no? E allora abbiamo fatto giusto questo, no? È venuto mio nonno che conosceva già negli anni 30 la Spagna e ha portato, diciamo, tutta la questione della fabbrica, abbiamo creato anche questa realtà come dei benici. Ragazzi, seconda giornata qui in Galfer vicino a Barcellona e adesso si passa dalla visita dell'azienda al test dei prodotti Galfer, quindi dischi e pastiglie su queste moto. Galfer ha scelto KTM perché è uno dei principali partner
della casa spagnola e proveremo queste moto. Vedete, abbiamo una 790 Adventure che monta i dischi di serie, che sono comunque Galper, e poi soprattutto proveremo le moto con i kit Power Parts sempre di Galper per le KTM, in questo caso Discone e Margherita, molto forati, e questa è la moto proprio che proverò io oggi, una KTM 1290 Adventure S con disco a Margherita, doppio disco a Margherita anteriore, eccola qua, e adesso si parte per questo test. Dopo aver visto l'azienda, la Galper, e aver provato i dischi a Margherita che sono presenti sul catalogo Power Parts della KTM, infatti abbiamo provato questa bellissima 1290 Adventure S, siamo tornati alla Galper, alla sede qua vicino a Barcellona, dove vengono realizzati, progettati e costruiti i dischi e le pastiglie, per parlare con il direttore commerciale che, guarda caso, come vi dicevo prima, c'è tanta Italia in Galper. E Ivo, sei italiano, di dove sei? Io sono originario del Trentino. Del Trentino, ah, perfetto. Tu sei, dicevo, il direttore commerciale, e spiegaci un po', Galper adesso è presente su tantissime moto come primo equipaggiamento. Abbiamo detto tutte le KTM off-road, le 790, Beta, Sherco, TM, tutti i trial, le bici. Qualche Husqvarna. Qualche Husqvarna, pensa a te. Sì. E poi come aftermarket, appunto, trovate questi dischi che ho usato oggi, che sono andati veramente bene perché nel misto ci siamo divertiti e hanno un'ottima resa, sono infatti presenti e scelti da KTM nel catalogo. Però tra poco uscirà anche il sito Galper in Italia per l'acquisto, ma se io volessi, esatto, comprare i dischi e le pastiglie realizzati da voi, cosa devo fare? Sì, in questo momento abbiamo già una nostra sede italiana, dove abbiamo da 2 anni distribuzione di tutti i prodotti che facciamo e commercializziamo, sia di moto che di bici. Siamo in Bosigio Parini, e la ditta si chiama appunto Industrias Galper Italia, quindi IG Italia, e ci possono contattare via mail scrivendo appunto ig.italia@galper.es. Ragazzi, se intanto avete altre domande su Galper, su questa realtà spagnola che parla italiano, commentate qua sotto sul canale YouTube di moto.it. Ciao Ivo! Ciao, ciao, a presto!